Wow, ragazzi, bentornati! Oggi vedremo Bucaniere Ramirez. Bucaniere Ramirez, nuovo soldato pirata, si presenta con il destro mancino, granata frammentazione e il grido di guerra. Il suo vantaggio standard, ogni colpo con 10 destro mancino genera una palla di cannone che infligge 51 danni fisici base, mentre il suo vantaggio comandante, ogni colpo con 5 destro mancino genera una palla di cannone che infligge 51 danni fisici base. Quindi la differenza è solamente nel numero di palle di cannone che vengono rilasciate. Allora, ci sono da dire un po' di cose a riguardo, secondo me. Innanzitutto è un'abilità molto interessante, anche molto forte, ma già destro mancino è comunque un'abilità molto forte in sé. Sicuramente in una scala che vedono molte abilità non ce la vedo al primo posto tra quelle abilità che hanno bisogno di perk ulteriori. In questo caso l'abbiamo ottenuta, quindi dobbiamo accontentarci, ma la perk in sé è veramente interessante e anche molto utile. Innanzitutto, ovviamente, rilasciando una palla di cannone ogni 5 colpi, è molto importante secondo me abbinare questa abilità ad un grido di guerra, così da ottenere più palle di cannone possibili, che poi ogni palla di cannone esploderà e genererà altre palle di cannone. In sé è un eroe molto interessante. Esteticamente sono anche molto carine queste pistole che utilizza per il destro mancino, molto simili comunque alla vendetta di Jack. Le palle di cannone aggiungono quel danno ad area in più, magari nel corso del tempo, rispetto al corvo, che se lo andate a mettere nella build, diciamo appunto, del corvo, otterrete, oltre all'esplosione principale dell'arma, otterrete anche queste palle di cannone, che poi è vero sono la metà comunque se messa nella build, quindi in questo caso oggi ci stiamo concentrando sull'eroe come primario, però sapete che è possibile metterlo comunque in tutte le altre build. Il danno resta sempre invariato, cambierà solamente il numero delle palle di cannone. Allora, come dicevo, ottenere questo danno ad area con le palle di cannone è molto comodo, è molto utile se andate anche a abbinarci Hawk nella build, in quanto comunque riuscirete più o meno a stordire tutti gli zombie, le palle di cannone si sa poi esplodendo, rimbalzando, continueranno a infliggere danno, e insomma ottenere tutte quelle esplosioni a catena che fanno un gran numero di esplosioni e un gran numero di potenziale di danno. Ovviamente utilizzata magari in un tunnel, in uno spazio ristretto della mappa, eviterete che tutte le palle di cannone vanno in giro a disperdersi. Comunque vi anticipo che non è neanche troppo difficile usufruirne in mappa aperta. Un'abilità secondo me davvero molto divertente, che aggiunge quel tocco di pirata in più al set che abbiamo. Avrei solamente voluto magari ottenerlo un po' prima. Allora, per la build di oggi abbiamo utilizzato Bucaniere Ramirez come primario e il vantaggio squadra di Buone Feste. Poi ho messo Stordimento Assoluto, quindi con Hawk Impetuoso. I colpi con destro mancino hanno il 37% di probabilità di stordire il bersaglio per 2 secondi. Il Corvo, così aumento i danni di destro mancino. Incremento anche i danni delle palle di cannone del 20%, non un danno sostanziale secondo me, non una perk essenziale molto sostituibile magari a una perk di survivalista piuttosto che corazza. Ritmo di battaglia, sempre per boostare ulteriormente i danni. E dov'è il mancino? Così in questo caso vado a rigenerare la mia cooldown di destro mancino molto più rapidamente. Anche se comunque la maggior parte delle volte vi tornerà molto utile abbinare il grido di guerra a destro mancino. Ovviamente, avendo come differenza solamente il numero delle palle di cannone generate dopo tot colpi, dopo 5 o 10 colpi, è sicuramente un ottimo vantaggio squadra da inserire nella nostra build del corvo piuttosto che del carburo. Già in sé abilità comunque molto forti senza il bisogno di questa, con questa aggiungiamo quel tocco in più che appunto vi dicevo a inizio video. Che dire, l'abilità di destro mancino la stanno veramente rendendo ogni giorno sempre più forte e anche molto più divertente in questo caso. Io, se già non ve l'ho consigliato, vi consiglio assolutamente di comprarvi questo eroe, acquistabile nel negozio di Salva al Mondo per soli 2800 di oro. È sicuramente una perk che vi tornerà molto utile in chissà quale futuro. Comunque, utilizzarlo con un'altra build è sicuramente anche molto più divertente, se non fosse per il fatto che comunque siamo molto limitati con il numero delle palle di cannone che riusciremo a far spawnare, e quindi otterremo semplicemente la metà delle esplosioni che ottenevamo prima. Ecco qui invece abbiamo un danno esclusivo solamente dalle palle di cannone. Come vedete, sto sparando tutte queste palle di cannone in un box uno per uno, tutte addosso a questo smasher.
In conclusione, cosa posso dirvi, raga, oltre che comprarlo? È sicuramente una perk divertente, è molto utile, molto forte, per soli 2800 di oro comunque ne vale sempre la pena prenderlo. Non lasciatevelo scappare perché chissà, magari in futuro vi accorgerete che è appunto più comodo, molto più comodo utilizzare le palle di cannone nei dungeon, piuttosto che nella mettete in marcia. Insomma, ci sono tante modalità che magari potrebbero essere rilasciate, in cui potrebbe essere fondamentale ottenere queste palle di cannone. Del resto, utilizzare questa abilità nelle missioni di questi giorni riuscirete bene a stordire tutti quelli che sono gli zombie cromati, perché sì raga, tenendoli vivi e quindi non uccidendoli, loro prenderanno di mira voi e quindi nasceranno solamente zombie cromati e potrete benissimo evitare di difendere. Vi basterà appunto continuare a scappare da essi, in quanto prendono di mira appunto voi. Preferiscono prendere di mira voi piuttosto che gli edifici, ecco. Io raga vi ringrazio di aver guardato fino a qui il video, fatemi sapere con un commento cosa ne pensate, ci vediamo col prossimo episodio. Bella bella!